San Severo Calcio impegnato in casa nella settima giornata del campionato di Serie D con l'Aprilia. Allianz Cestistica San Severo ospite sul campo di Senigallia per la terza giornata del campionato di Serie B di pallacanestro. Buonasera, benvenuti a Tutto Sport. Questo è il riepilogo iniziale di quello che attende il fine settimana delle maggiori società sportive della città, con particolare attenzione questa sera sulla pallacanestro. Ospite in studio Antonello Ricci, play guardia della Cestistica San Severo, unico giocatore senior confermato rispetto al roster che nella passata stagione ha conquistato la promozione in Serie B. Buonasera, benvenuto Antonello. Buonasera, bentornato a Tutto Sport, al momento che abbiamo avuto il piacere di averti ospite anche nel corso della passata stagione. Dicevamo, il campionato di Serie D di calcio che vedrà celebrarsi la settima giornata con questo quadro completo: Picerno Serpentara, Biceglie Francavilla Insinni, Gallipoli Fondi, Isola Liri Potenza, Manfredonia Pomigliano, Torrecuso Taranto, Turris Nardò, San Severo Aprilia e Virtus Francavilla Marcianise. Subito l'impegno della Serpentara sul campo del Picerno, con Serpentara che in settimana ha annunciato il cambio della guida tecnica affidando la squadra ad Antonio Foglia Manzillo, ex allenatore del Marcianise, al posto del dimissionario Fabio Lucidi. Biceglie che ospiterà il Francavilla Insinni, non sarà una partita certamente facile per la formazione bicegliese, con Francavilla che in settimana ha annunciato di aver presentato ricorso per la partita pareggiata in casa proprio con il Picerno per una presunta posizione irregolare dell'attaccante croato Milicevic, tra l'altro autore della rete del pareggio per il Picerno. Saremo a vedere il giudice sportivo che cosa deciderà nel corso di questi giorni. Gallipoli che ospiterà il Fondi. A proposito di giudice sportivo, in settimana c'è stata la decisione che la partita non disputata in casa con la Turris verrà giocata, quindi è stato respinto il ricorso della Turris della Vittoria a Tavolino, partita che non si è disputata perché qualche ora prima del fischio d'inizio alcuni pseudotifosi hanno praticamente rovinato l'impianto di gioco gallipolino, hanno divelto le porte, hanno rovinato il terreno di gioco rendendo praticamente impraticabile il campo e quindi obbligando le due squadre a non scendere in campo. Quindi il comitato interregionale in questi giorni deciderà la data in cui verrà a disputarsi il match. Il Fondi che si presenta a Gallipoli con Bomber Meloni, autore di 8 gol in 6 partite, 8 gol con un solo rigore, quindi molto prolifico l'attaccante del Fondi. Isola Liri Potenza con i tifosi potentini che in questi giorni hanno scoperto che il direttore sportivo Daniele Flamma è il proprietario al 100% delle quote sociali del Potenza. Daniele Flamma, che era il direttore sportivo messo sulla graticola dopo l'esonero dell'allenatore, i tifosi rossoblù chiedevano la testa anche del direttore sportivo. A questo punto evidentemente dovranno un po' ritornare sui loro passi, perché in questi giorni si è scoperto da una visura camerale della Camera di Commercio che il DS Flamma è il proprietario della società, tra l'altro con una quota non versata al 100%. Il Manfredonia che gioca in casa ospiterà il Pomigliano, non una partita semplice per la formazione di mister Vadacca alla ricerca di punti per risalire in classifica. Un Manfredonia che si conferma squadra completamente imprevedibile e che è comunque impegnata nella Coppa Italia, avendo superato nella fase preliminare il San Severo Calcio, e affronterà il Campobasso. Torrecuso Taranto, la capolista Taranto andrà a rendere visita al Torrecuso. Perché Taranto capolista? Perché in questi giorni il giudice sportivo ha accolto il ricorso della società tarantina, quindi attribuendo la vittoria nel match disputato a Biceglie 3-0 per il Taranto a Tavolino per la posizione regolare del centrocampista Ngom. Secondo quanto si legge nel dispositivo, il calciatore subì una squalifica il 2 maggio scorso, turno di stop che
che non è stato mai scontato e quindi il reclamo del team ionico è stato accettato. Grazie a questo 3-0 la compagine di Cazzaro sale al primo posto in classifica con 16 punti, scavalcando il Nardò che domenica scorsa ha vinto per 4-0 con il Sansevero, che sarà ospite della Turris, partita che si disputerà regolarmente nell'impianto di gioco di Torre del Greco. Nardò che è alla caccia della quarta vittoria consecutiva, nonostante questo è al secondo posto in classifica. Marcianise che andrà a giocare sul campo della Virtus Francavilla, una partita importante da questo punto di vista, con Francavilla che ha annunciato di aver tesserato Cristian Conti per questa stagione sportiva, difensore romano classe 87 che vanta importanti trascorsi anche in Lega Pro con Lanciano, Pescara, Perugia, Verona, Como, Catanzaro, Casertana e Arezzo, cresciuto nelle giovanili della Roma e del Bari. Alle Ricciardelli alle ore 15 andrà in scena il match tra Sansevero ed Aprilia, una ghiotta occasione per la formazione di mister De Felice di conquistare la terza vittoria stagionale. Sansevero che in classifica a 4 punti avendo scontato il meno 2 di partenza, arbitra Aniello Rainone di Nola, due formazioni che sono allo stesso livello in classifica, per cui da questo punto di vista il Sansevero avrebbe una ghiotta occasione per conquistare la sua terza vittoria stagionale. Si giocherà a porte chiuse per effetto della squalifica per una giornata dell'impianto di gioco di Via San Marco per cori di discriminazione territoriale intonati nel corso della partita con il Gallipoli, per cui il giudice sportivo ha sanzionato la società sanseverese a disputare a porte chiuse o comunque con l'impossibilità di poter accogliere i tifosi sanseveresi, mentre potranno accedervi i tifosi di aprile, che probabilmente non saranno tantissimi al Ricciardelli di Sansevero. Questo per quanto riguarda il calcio. Voltiamo pagina, parliamo di pallacanestro, parliamo della Allianz Cestistica Sansevero che domani alle ore 18 sarà impegnata a Senigallia per la terza giornata di campionato. Innanzitutto ci arriva dopo aver vinto le prime due partite a Pescara nella gara inaugurale della stagione e poi in casa il secondo turno con il Cusionico Taranto, primo posto in classifica per la formazione sanseverese. Antonello, da quando sei a Sansevero è sempre primo posto, dall'anno scorso anche quest'anno? Sì, abbiamo fatto anche quest'anno, nonostante il salto di categoria, un'ottima partenza di stagione, vincendo una partita a Pescara diciamo all'ultimo secondo e vincendo in casa con Taranto, e quindi diciamo sono molto soddisfatto di questo inizio di stagione. Un inizio di stagione che il calendario non ha presentato alla Cestistica Sansevero due impegni facilissimi, perché comunque Pescara è una formazione di tutto rispetto, e poi si è giocato fuori casa al Palelettra, e nonostante la trasferta in pratica la Allianz Sansevero ha giocato in casa per la forte presenza del pubblico sanseverese, che si è fatto sentire dall'inizio fino alla fine. È stata importante la presenza dei sanseveresi a Pescara? No, non è stata importante, è stata fondamentale, perché penso che senza di loro non avremmo portato a casa quella partita. Erano veramente tantissimi, tanta gente, è stato un piacere vederli sugli spalti. Tanta gente che c'è stata anche domenica scorsa alla Pala Castellana nell'esordio casalingo con il Cusionico Taranto, partita che valse il bis dal punto di vista del risultato finale. Ma andiamo a guardare il quadro completo della terza giornata del campionato di Serie B, girone D, con Porto Sant'Elpidio Campli, Geofarma Mola, Virtus Valmondone, Sandretto Falconara, Etomilu Giulianova, Casa Euro Taranto, BCC Vasto, Quarta Caffè Monteroni, Weir Basket Tortona, Dino Bigioni, Sciuso Montegranaro, 2S Basket Martina Franca, Amatori Pescara, Ambrosia Biceglie, Golden Gas, Pallacanestro Senigallia, Allianz Sansevero. Al primo posto in classifica l'Allianz Sansevero è insieme a Falconara e Montegranaro, oltre alla sorpresa Monteroni e al Weir Basket Tortona. Si confermano Montegranaro e Falconara le formazioni più pericolose, meglio attrezzate del girone?
Sì, anche se penso che quest'anno c'è un girone molto equilibrato, e è vero che ci sono 4-5 squadre con un roster più attrezzato rispetto alle altre, però penso che anche tutto il resto, le altre squadre del campionato comunque andare a giocare fuori casa sono alcuni campi molto difficili, quindi sì, ci sono Falconara e Montegranaro, diciamo, sono quelle con roster, anche Ortona, con roster, diciamo, più affermato, con nomi molto importanti, però secondo me, ripeto, un girone molto equilibrato. Andiamo a guardare un po' nello specifico gli impegni con il match a Porto Sant'Elpidio tra la formazione locale e la Globo Campli, una partita difficile dal pronostico difficile con Campli che sulla carta nel roster è meglio attrezzata di Porto Sant'Elpidio, che però ha il vantaggio del fattore campo. Su chi scommetteresti tra queste due squadre? Guarda, io penso che Porto Sant'Elpidio porterà a casa la vittoria, anche se Campli ha un roster più attrezzato, però secondo me il fattore campo sarà importante. Campli che ha 2 punti in classifica, una vittoria e una sconfitta in questo inizio di stagione, e dall'ambiente abruzzese si parla di qualche problema dal punto di vista della possibilità di completare la stagione per coach Piero Millina. A Mola saranno di scena Virtus Valmontone e Geofarma Mola, due formazioni a caccia della prima vittoria stagionale, con Valmontone che ha iniziato benissimo mettendo in grosse difficoltà nella partita inaugurale la formazione di Montegranaro, poi perdendo malamente in casa nella seconda giornata con Pescara, Valmontone è ancora indecifrabile in queste prime due partite. Sì, è una, diciamo, formazione nuova in questo campionato e sinceramente non la conosco bene, a parte il nostro ex capitano Antonio De Fabritis. E immagino vincerà Valmontone in quel di Mola, però ancora riesco a decifrare bene questa squadra. Falconara che giocherà in casa con Giulianova, e qui l'uno fisso è d'obbligo. Sì, penso che Falconara non avrà problemi in casa con Giulianova a portare a casa la partita. Cossionico Taranto che giocherà in casa dopo due sconfitte nelle prime due partite di campionato, ha perso in casa proprio con Campli e ha perso poi a San Severo domenica scorsa, riceverà la visita della BCC Vasto, formazione che domenica scorsa si è affermata proprio nei confronti di Senigallia, una partita in cui Vasto potrebbe allungare la striscia. Sì, Vasto domenica scorsa ha dimostrato di essere una squadra che può vincere molte partite, vincendo appunto con Senigallia, che è un'ottima squadra. Però penso che Taranto anche vorrà vincere la sua prima di campionato, quindi forse vincerà Taranto. Nonostante la Mastese Doc, non riesci a prevedere la vittoria di Vasto. Sì, non... spero che comunque che vinca Vasto, perché sì, ecco, appunto, essendo vastese, tifo sempre per la mia squadra, la squadra della mia città. Però penso che Taranto si vorrà riscattare, quindi rimango della mia E opinione. comunque domenica scorsa Taranto ha disputato una buonissima partita, mettendo in difficoltà, specialmente nel primo quarto, la formazione sanseverese. Un inedito scontro al vertice è quello che si disputerà al Palavelodromo degli Ulivi di Monteroni, tra Quarta Caffè Monteroni e Weir Basket Ortona, con la dirigenza di Monteroni che in settimana ha esonerato coach Antonio Lezzi, con la squadra che è stata affidata al suo assistente Stefano Manfreda. Praticamente non sono stati risultati a penalizzare il cammino in sella al Monteroni per l'esperto tecnico Lezzi, quando delle dichiarazioni rilasciate a fine partita domenica scorsa rispetto agli impegni presi dalla società di Monteroni di rinforzare il roster, poi impegni evidentemente secondo il tecnico non mantenuti da parte della dirigenza, che a questo punto ha deciso di risolvere il contratto con il tecnico, un fulmine a ciel sereno l'esonero di Lezzi.
Sì, guarda, è la prima volta che mi capita di sentire un esonero dopo due vittorie. E forse il tecnico non era contento della squadra che la società aveva formato e è andato via. Un altro uno fisso d'obbligo è quello nel match in programma a Montegranaro tra Montegranaro e 2S Martina Franca, trasferta proibitiva per la formazione della Valle d'Itria con Montegranaro che sicuramente farà valere fattore campo e roster più importante. Sicuramente vincerà Montegranaro e la porterà a casa. Una partita più equilibrata è quella che si disputerà a Pescara con l'Amatori Pescara che è a caccia della prima vittoria interna stagionale, ha vinto domenica scorsa a Valmontone ma ha perso in casa nella partita inaugurale proprio con Sanseverio. Ospiterà l'Ambrosia Bisceglie che l'Allianz Sanseverio ha incrociato in diverse occasioni nel corso di questo precampionato. Bisceglie che domenica scorsa ha trovato la sua prima vittoria stagionale con Valerio Corvino al suo esordio. Come capo allenatore, come allenatore dopo aver appeso le classiche scarpe al chiodo, dopo aver giocato nella passata stagione con la Juve Trani, Bisceglie è un buon roster, altrettanto Pescara. Sì, sono due ottime formazioni, abbiamo giocato con entrambi e quindi posso confermare che sarà una vera battaglia in campo, sia da ambo le parti, tutte e due le squadre vorranno vincere e portare a casa questa partita. Se dovesse vincere o Pescara o Bisceglie non sarà sicuramente una sorpresa al termine del match in programma al Palelettra. La partita che si disputerà a Senigallia, la seconda trasferta stagionale per l'Allianz Cestistica Sanseverio, una partita tutt'altro che facile. Ricordiamo che Senigallia nelle ultime due stagioni ha disputato i playoff per la promozione, quindi una formazione che è ben abituata a questa categoria, che si è ulteriormente rinforzata, che gioca più o meno già a memoria. Sì, Senigallia, ecco, sono stupito della sconfitta a Vasto. E forse hanno preso la partita un po' sotto gamba. Secondo me è un'ottima squadra, giocano bene insieme, anche perché ci sono giocatori che giocano insieme da parecchi anni, muovono veloce la palla, quindi non sarà assolutamente facile vincere. Ci dovremmo mettere tutta e essere intensi, molta energia, correre, che abbiamo dimostrato di poterlo fare anche bene. E spero appunto possiamo vincere perché ci serve ed è importante per noi. L'organico importante di Senigallia, già rispetto ai confermati con Pasquinelli, Pierantoni, Catalani, ai quali si sono aggiunti il play Gnaccarini, l'esterno Bassanti, il lungo Marinelli, giocatori che hanno rinforzato il roster di Coach Valli, con Senigallia che può essere considerata tra le pretendenti a disputare i playoff. Sì, è una delle squadre che punta i playoff, che vuole fare playoff, è abituata a questo tipo di stagioni e quindi è una squadra molto, molto pericolosa, sia per quanto riguarda gli esterni che per quanto riguarda gli interni. È uno dei pochi campi caldi, oltre a quello del Palacastellana, in questo girone dove c'è una buona presenza di pubblico, un pubblico che si fa sentire, come sicuramente si farà sentire il pubblico sanseverese che in almeno un centinaio di unità sarà presente all'impianto di gioco di Senigallia. Sarà una bella cornice degna della partita che, al di là dell'inedito scontro al vertice che si disputerà a Monterone, può essere considerato il match più importante della giornata. Ma non conosco il pubblico di Senigallia perché non ho mai giocato lì, però mi hanno detto che è abbastanza caloroso. Vedremo, io mi carico quando vedo tanta gente sugli spalti, quindi spero ci sia una buona cornice di pubblico ed è importante che il nostro pubblico ci segua sempre. Il quintetto di Coach Valli che si preannuncia composto da Gnaccarini, rientrante, era assente domenica scorsa a Vasto, Bassanti, Pasquinelli, Marinelli, Pierantoni. Ci ho azzeccato, Antonello?
Sì. Dovrebbe essere questo il Sì, quintetto che avete studiato in settimana? un quintetto appunto molto attrezzato, con un playmaker, se rientra Gnaccarini dovrebbe rientrare un playmaker molto esperto, ha fatto anni di B1, Serie B sempre da protagonista, esterni come Barsanti, Maddaloni, lo stesso Pasquinelli, lunghi come Marinelli, Catalani. Pierantoni, insomma, è una squadra molto importante. Una squadra di tutto rispetto da non prendere sotto campo, ovviamente, per la formazione di coach Piero Coin alla caccia della terza affermazione consecutiva, per continuare a viaggiare nelle zone altissime in testa alla classifica come è attualmente, in vista poi del prossimo impegno casalingo che la vedrà, sfidare proprio Montegranaro, e quella sarà sicuramente una partita, che potrà dire finalmente quanto vale questa squadra, una squadra che è partita con l'obiettivo di, raggiungere i playoff. E quindi di conseguenza una tranquilla salvezza, e con l'obiettivo di divertire il pubblico giallonero, quel pubblico giallonero che ha già risposto in massa nella partita di domenica scorsa disputata al Pala Castellana, un pubblico che non tradisce mai quello sanseverese. Io ormai lo conosco molto bene, no, non delude mai, è sempre presente, ti fa sempre sentire il calore e ti dà quella marcia in più che ti serve in campo per affrontare le gare difficili. Non vediamo l'ora che arrivi la partita con Montegranaro, perché vogliamo metterci alla prova, vogliamo dimostrare il nostro valore contro una delle squadre più attrezzate del campionato. E vediamo come va questa trasferta a Senigallia e poi pensiamo a Montegranaro, ma già la testa è pronta e concentrata. Torni a disputare un campionato di Serie B dopo aver guidato la cestistica nella passata stagione alla promozione, alla vittoria del campionato in Serie C. Un campionato di Serie B e questo girone, in special modo il girone D, quello della fascia adriatica, che torna ad essere un campionato molto competitivo. Sì, sono contento di aver vinto il campionato l'anno scorso, anche perché la C1 sinceramente stava stretta sia a me personalmente che a questa città che non merita assolutamente quella categoria. Adesso siamo in Serie B, un campionato difficile, squadre molto competitive e proviamo a dire la nostra anche qui. E perché no parlare di Sansevero anche in altre categorie. Parlare di Sansevero in altre categorie, che è il sogno che sta coltivando la piazza giallonera, il ritorno magari nel campionato di Lega 2 dopo la storica partecipazione 5 stagioni addietro quando era targata Mazzeo Giocattoli, guidata dal patron Raffaele Mazzeo. È un sogno che si sta coltivando, ma che la società non vuole, a cui la società non vuole ancora pensare perché sta organizzando ancora, si sta organizzando ancora dal punto di vista gestionale, per poter poi pensare magari tra qualche anno al salto di categoria, quella serie, quel secondo campionato nazionale a cui Sansevero potrebbe sicuramente partecipare per tradizione, per importanza di pubblico, per impianto di gioco che è uno dei più importanti di questo campionato di Serie B, un impianto di gioco che farebbe invidia anche a qualche squadra di Serie A, la stessa tifoseria che farebbe invidia a qualche squadra di Serie A. Però per il momento non è il caso di farsi illusioni e pensare a questo campionato che sarà sicuramente difficile, che nasconde insidie in ogni partita, lo ha dimostrato la stessa sconfitta di Senigallia di domenica scorsa al Pala BCC di Vasto. Un pubblico che però, per esempio, comincia a sognare il ritorno a Rimini per le Final Four di Coppa Italia. Sarebbe bello tornare a Rimini anche quest'anno. Perché no? Noi ci proviamo come sempre e diamo il massimo, però ammetto che quest'anno è un po' più dura.
Tornare a Rimini. E più dura tornare a Rimini perché si arriverebbe soltanto in caso di arrivo al termine del girone d'andata al primo posto in classifica e le squadre sulla carta più attrezzate di San Severo ce ne sono. Ricordiamo ancora una volta, e lo ricorderemo ovviamente fino al termine della stagione, Sandretto Falconara e Poderosa Montegranaro, anche se c'è il vantaggio che nel girone d'andata San Severo affronterà queste due squadre entrambe al Palacastellana, come affronterà in casa anche Ortona, per cui da questo punto di vista comincia a essere lecito sognare. No, comunque dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Ecco, sicuramente il nostro pubblico ci aiuterà in quelle partite più difficili, però comunque non dobbiamo montarci la testa, dobbiamo rimanere con i piedi per terra e pensare a partita dopo partita, perché il campionato è lungo, siamo solo alle prime due partite. E appunto è anche un campionato insidioso, se ti distrai un attimo vieni subito punito. Squadra che in questa stagione è stata completamente rinnovata, lo dicevamo con l'unica conferma per i senior di Antonello Ricci insieme al giovanissimo Felice Cagnetta, giocatori che qualcuno tu conoscevi già prima di averli dalla tua parte, che comunque si sono già subito integrati, avete già costituito un buon gruppo, uno spogliatoio comunque già ben amalgamato da questo punto di vista. Sì, siamo un gruppo di ragazzi super e alcuni già li conoscevo anche perché sono della mia stessa età, altri non li conoscevo, però c'è subito stato feeling tra di noi sia in campo che fuori e questo mi rende fiero e felice di questa squadra. Sotto le plance, merita una menzione particolare Andrea Quarisa, che nelle prime due partite è andato sempre in doppia doppia, 12 punti, 12 rimbalzi a Pescara, 16 punti, 16 rimbalzi a San Severo e un giocatore determinante per la squadra. Sì, Quari è, per noi è un giocatore importantissimo. E poi con lui ho un rapporto speciale perché ci conosciamo da quando eravamo piccoli. Siamo stati nel giro della nazionale insieme e quindi è stato bello tornare a giocare insieme e ripeto, per noi è un giocatore fondamentale. Si è composto l'asse play pivot, si completa con l'arrivo di Mattias Di Marco, giocatore play originario dell'Argentina, nativo di Buenos Aires, proveniente da Martina Franca, a lungo inseguito nel corso della passata stagione, poi non se ne fece più niente perché Martina Franca non volle cedere le prestazioni di Marco, giunge dall'inizio di questa stagione un giocatore importante per l'organizzazione di gioco della squadra. Sì, Mati è fondamentale per noi, detta i ritmi in campo, e sa sempre quello che deve fare, e io ho massima stima in lui e per me è un giocatore molto forte e Senti, nello spogliatoio chi è il giocatore più simpatico del roster? intelligente. Ma il più simpatico forse Iris, dai, sì, è Iris che già molto... si è integrato nonostante magari tra i più piccoli della squadra. Sì, è molto ironico, è molto forte, si è integrato benissimo qui a San Poi Severo. dal punto di vista tecnico-tattico, Iris è un giocatore dalle grandi prospettive, un giocatore che ha grande voglia di lavorare e magari sotto le cure di Coach Piero Coin non può che crescere. Sicuramente, è un giocatore che ha, come hai detto tu Pino, ha molta voglia di lavorare e quindi qua sta nell'ambiente giusto. Sarà lui adesso a mettere in pratica quello che sa fare. Coach Piero Coin, che è noto per essere un allenatore molto sanguigno in panchina, un giocatore che pretende molto dai suoi giocatori, un allenatore che pretende molto dai suoi giocatori, che stimola tantissimo la squadra, i giocatori in campo, anche magari al rientro in panchina, che però quest'anno è un po' meno vigoroso rispetto alla passata stagione. Ma sì, forse un po' più calmo, ma non,
comunque è sempre lo stesso, cerca in noi sempre il meglio, ci dice sempre di fare uno sforzo non solo fisico, ma anche di usare la testa perché è fondamentale, e io approvo in pieno le sue parole. E poi quest'anno lui dai tifosi viene un po' benevolmente preso in giro perché prende un tecnico a partita, a Pescara ne ha preso uno, domenica scorsa non ne ha preso, quindi evidentemente si conferma questo momento un po' più tranquillo perché evidentemente ha giocatori che lo seguono meglio rispetto all'anno scorso. Ah, sicuramente siamo un gruppo che ha molta voglia di lavorare, non mi piace tanto fare confronti perché alla fine penso che anche l'anno scorso un gruppo che vince il campionato è comunque un gran gruppo. Però sì, quest'anno siamo molto volenterosi e ce la mettiamo tutta, quindi è giusto che ci rimproveri quando sbagliamo, però forse diamo meno modo di sgridarci, ecco. E magari anche gli arbitri gli danno meno modo di prendere un tecnico a partita. Siamo praticamente in chiusura, il riepilogo con il San Severo Calcio impegnato domani alle ore 15 al Ricciardelli nella settima giornata del campionato di Serie D con l'Aprilia, partita che non vedrà la possibilità di accesso del pubblico sanseverese, mentre vi potrà accedere il pubblico di fede laziale. Per la pallacanestro, terza giornata del campionato di Serie B con l'Allianz Cestistica San Severo impegnata alle ore 18 nella trasferta di Senigallia, partita che vi trasmetteremo in differita lunedì al termine di Tutto Sport in programma alle ore 20:30. Siamo in chiusura, grazie ad Antonello Ricci per aver accolto il nostro invito ad essere ancora anche in questa occasione ospite di Tutto Sport, ma grazie soprattutto a Grazie a voi voi. per la gentile attenzione. In bocca al lupo per domani, in bocca al lupo per il resto del campionato, per la squadra e per le tue prestazioni personali in questa stagione e per il futuro. Grazie Crepitino. ancora per la gentile attenzione. Buonasera.